Ciao a tutti, eccoci qui per un'altra bella motoretta e oggi di che parliamo? Oggi parliamo dell'Ipermotard. Siamo venuti a Castellolì, no, non mi fate la battuta che è scontata, Castellolì sta vicino Barcellona. Siamo venuti a provare la nuova famiglia dell'Ipermotard, quindi Ipermotard, Iperstrada e soprattutto Ipermotard SP, che loro dicono che vuol dire Sport Production, ma secondo me significa senza pudore. Sì, perché questa nuova famiglia è ancora più cattiva di quella precedente, perché il grosso cambiamento sta tutto qua, nel motore. Adesso c'è sta il Ducati testa stretta 11 gradi da 937 centimetri cubici, che è stato oltretutto tarato ad hoc per questa moto. Che vuol dire? Che per esempio è aumentato l'alesaggio, le valvole sono rimaste le stesse e questo comporta che a 6.000 giri ti dà una botta di coppia che ti spedisce nell'iperspazio. Ma per tutti questi tecnicismi vi tocca da leggere l'articolo qua sotto. Beh, allora io che ce ne sto a fare qua? Io come al solito vi faccio vedere come si impenna, come si intraversa, come si fanno le sgommate, insomma come ci si riesce a divertire con un gioiellino come questo. Quindi banda agli indugi, neo, musica, andiamo in pista, dai! Insomma, avete visto, è una passeggiata, sta moto vi assuga in piacere, arrivi su, poi gli butti dentro la seconda, la terza, pure la quarta e te ne va... Oh. Marco, ecco la tua tuta. Ho capito, Alessà, però mentre in campo stiamo a registrare, e qua... Sai che io devo andare, ma parliamo del compenso? Vabbè, il compenso, io quello che ho promesso, ogni promessa è debito, che te faccio? Ti ho promesso una carbonara, ecco il guanciale... Ecco il pecorino, andiamo, te faccio la carbonara, però mo mi sei entrato nel video, Alessà, e dai. Ma no, te la faccio buona, comunque te faccio una carbonara meglio. Che ne manco dubbio te l'ha fatta mai, guarda.